Ciao ragazze, oggi voglio parlarvi di due ragazze, bravissime, che lavorano, diciamo, il feltro a mano. E una è questa qui, cioè, è questa qui, è la ragazza che realizza questi cuscini e si chiama Alessandra. E per me ha realizzato questo cuscino, che vedete nero e grigio, con il simbolo della Volkswagen. Vediamo, ecco. Praticamente gliel'ho chiesto io per il mio ragazzo perché ha una macchina della Volkswagen e mi sembrava carina l'idea di farglielo mettere in macchina, così gliel'ho regalato. È rimasto molto, molto sorpreso perché non aveva mai visto una cosa del genere, quindi è rimasto molto contento e l'ha messo subito nella sua auto. Infatti, io l'ho dovuto prelevare dalla macchina questa mattina per fare il video e farvelo vedere. È fatto benissimo, come ho detto, è realizzato a mano, quindi ovviamente non potrà mai essere identico e spiccicato all'originale. Però diciamo che è ancora più carino, ancora più bello, proprio perché è fatto a mano. E è fatto con due colori di feltro, quindi con il feltro nero e con il feltro grigio. Io l'ho chiesto io di questo colore perché sennò c'è anche blu e grigio. L'ho chiesto io così perché il simbolo della macchina che ha lui è proprio di questo colore. E niente, penso che ha fatto il cuscino, l'ha imbottito e poi ha ritagliato quella parte grigia, il simbolo e l'ha incollato. Il cuscino è questo, quindi è bello imbottito, è bello cicciottoso, è molto morbido e mi ha detto lei che per pulirlo va pulito con un panno bagnato se si sporca da qualche parte. Devo dire che io avendolo preso adesso dalla macchina, avendo il gatto dentro casa, è andato a finirci qualche pelucchio, però si leva molto facilmente, quindi non ci sono problemi. Ovviamente vi realizza qualsiasi cuscino. Adesso io ho chiesto questo con il logo Volkswagen, ma ho visti tantissimi altri carini. Uno per l'Audi, mi sembra, proprio per la macchina, altri con la Nutella, con il pan di stelle, tutto quello che volete, basta che chiedete e lei ve lo realizza. Il costo mi sembra sia di 15 euro più 10 euro di spedizione. Non sono sicurissima, comunque lo scriverò sotto nell'info box o qui sopra nel video. E lei la potrete trovare su Facebook, sulla sua pagina Cose Morbidose. E niente, andate a vedere perché ha tantissime cose. Poi a me ha fatto l'omaggino di regalarmi anche questo lecca lecca, vedete? Siccome il cuscino era per il mio ragazzo, lei ha detto che voleva farmi un regalino anche proprio per me e quindi mi ha messo questo qui, questo lecca lecca rosa con l'interno bianco e con questo fiocchetto di raso. Io l'ho messo nel portapenne che ho di là, è molto carino. Ringrazio Alessandra e le mando un mega bacio. Infine vi parlo dell'altra ragazza che vi avevo accennato prima, che trovate su Facebook con il nome di Fatto con Amore e anche su Instagram, Fatto con Amore Net mi sembra. Comunque vi lascio tutto qui sopra nel video e sotto nell'info box tutti i link per accedere alle loro pagine. E lei mi ha realizzato questo spettacolo di appendiporta, come si chiama? Vedete, ha il gancino qui sopra, io l'ho appeso alla porta di casa, adesso l'ho preso per farvelo vedere. Poi magari vi metterò una foto sia di questo alla fine di come l'ho messo che del cuscino che avete visto prima. E praticamente è una casetta, ha il tetto rosso con i PU a bianchi e con il cuoricino. Poi sotto ha la porticina marrone qui al lato, la finestrella con i fiorellini, con le roselline rosa, e la scritta Casa Dolce Casa. E sotto le ho fatto mettere dei cuoricini con le iniziali, con le nostre iniziali mie del mio ragazzo, quindi Alessandro e Valentina. E questo cuoricino libero qui sotto con il nastrino a PUA che richiama il sopra del tetto. Come vi ho detto, anche questo è fatto in feltro. E tutte le decorazioni sono state fatte da lei, sono state attaccate da lei. Questi qui, questi pendaglini a forma di cuoricino sono attaccati con il nastro di raso, mentre questi, come vi ho detto, con il nastrino che richiama il tetto. E niente, dietro è semplice. E poi qui ha il suo logo.
Vedete fatto con amore. È bravissima, vi consiglio di andare a vedere la sua pagina, anzi le sue pagine, perché realizza delle cose bellissime, non solo queste, ad esempio astucci, portatelefoni, cioè di tutto e di più, fa di tutto e di più, basta che guardate la sua pagina e troverete tantissime idee carinissime anche per fare dei regali, perché pensate che carino regalare questo a una coppia che è appena andata a convivere. Io nessuno me l'ha regalato e diciamo che c'è stata lei e ha pensato a me e l'ha regalato lei a me. Niente ragazze, questo è tutto. Questi due sono le creazioni che volevo farvi vedere, che mi sono state inviate. Ovviamente ogni tanto faccio questi video perché voglio far conoscere le persone, voglio far conoscere le ragazze che creano come me, ma che creano altre cose. Sono molto felice di farlo. E quindi vi lascio, come già vi ho detto, tutto sotto per poter contattare le ragazze. E vi saluto e al prossimo video. Ciao!